Amici Ghostfinders, benvenuti in un nuovo video. Come potete ben vedere, siamo tornati a Pericolo 81 per la terza volta E non è l'ultima. perché questo posto ci ha lasciato veramente tanto, tanto, tanto. E di cose da vedere e da fare ce ne stanno parecchie. Però oggi non siamo soli. No, sorpresa C'è una dell'inizio sorpresa dell'anno. del nuovo anno a Sto settembre, parlando di te, lo sai. perché insieme a noi quest'anno, Vieni, avvicinati, che ci sarà lei, Chiara, che non che la so a farà lei. parte. Dico quando Vediamo prenderemo se in se la giro. sente di fare parte dopo Oggi è questa la prova del avventura. fuoco. La prova Oggi del la prova. battesimo del fuoco, chiamiamolo battesimo del Oggi è la fuoco. battesima Che del fuoco proprio. Non fa? faccio Non nulla. puoi farlo mentre stiamo riprendendo. Sì, lo so fare. Ovviamente c'è Con anche un noi ospite c'è. speciale insieme a noi che è Jason, che sta filmando Cameraman? come per la prima volta. Vedete me e Leonora che Sì, stiamo senza insieme, quelle sempre in due, capito? Quindi ringraziamo Però io ho Jason sempre la che mia. oggi ci farà compagnia e spero di vederlo spesso, se vorrà, quando viene a Roma. Lui Ci sì. proverò a venire. Dai, sei il Sei il benvenuto. benvenuto nei Ghostfinders, benvenuti Via. tutti. Bene, Andiamo subito dentro, io così direi magari di vi ambientate un po'. partire e far conoscere a Jason e a Chiara i misteri Come di sempre, questa ragazzi, non zona. siamo soli. Yeah! Ci sono altre, penso, persone che stanno facendo delle indagini, credo, siamo noi. Spero. Ok. Permesso. Permesso. Ok, questa è la parte. Allora, qua dentro sentirai una pesantezza enorme. Te lo dico. Se cammini Se cammini e all'inizio. cominci a vedere questa, soprattutto in quella stanza lì. Là ogni volta che passo c'ho i brividi, quindi Sempre. devo passare una porta. No, non c'è Qui, quello. proprio quella stanza, io non sto parlando Ok. della stanza, però io intanto mi armo. Meno male che qui non c'è niente, siamo già rosso. Già rosso. Arancio. Qualcosa c'è stato. E comunque ha sentato pure oggi Questo è. accendersi, eh? Ha sentato pure oggi accendersi. Quindi questi sono voi. Vai, 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 apri, qualsiasi cosa, apri, raga, qualsiasi cosa, pesantezza, dolore, che ci apri. Però ordine e andiamo via. perché facciamo magari una pausa e Sì, riordiniamo le via. E là? idee. Ma è là, quanto ci stanno persone? È là. Ma vedi, sono lì che stanno qua, non ci stanno più. E là? Una storia raccapricciante, Pericolo 81, una cosa Mi assurda, ha quello che è successo qui. raccontato qualcosa domenica mentre tornavamo. È assurdo perché c'è una madre che impazzisce perché il marito non torna e ammazza la figlia, è veramente, veramente assurdo. Questo è soltanto l'inizio, qui sotto. Immagino. Io sono adesso. Il resto. Quindi qui la cosa inquietante Ragazzi, se sentite voci, purtroppo. sentito pure Ma sono dei io. Sempre ragazzi che stanno l'ascensore c'era. scendendo. Assurdo. Ma mi sa che qui dentro non ci sono mai venuti. Io manco. No, qui non per le mani perché l'ultima volta mi sono sentita male. Non male, nel senso, c'avevo un po' di parentesi. Niente? Ah, sì, qua come sempre K2 sotto non dà segni di vita. Ma solo Sopra, impazzisce. penso che più andiamo sopra, io ovviamente, ma nel coraggio l'ultima sera non ci sono andata sopra. Però ora diceva Sì, dei. andiamo tutti sopra. Che fai quella faccia? Vieni anche tu sopra, Chiara deve provare tutte le emozioni Esatto, possibili. no, Chiara, per un'ora rimane tranquillo. Non perché io abbia paura, perché io mi sono avvicinata alla paranormale da 4 anni, quindi. È l'esperienza. Sì, anche voi vedendo il feed. Perché qualcuno ha giurato la Lucia. Io lo vado a Luigia. Però, hanno detto no.
No, non ha detto di no, è un luogo che non conosciamo, ragazzi. Preferirei fare una tavola Ouija dove ho già fatto grazie un'indagine. Grazie comunque all'app di Gianmarco Zagato, vi ringrazio perché sì, è un'app fantastica. Devo dire che e okay, yeah. Parliamo. No, no. Domani che le scale le scale sono tante volte più scale possibile. Ok. Guarda, ne vuoi tanto? Come casa è veramente enorme, perché è enorme. Non posso dire il contrario. Chiara, cosa ne pensi? Cosa senti? Dave! Sì! Non smentisce mai. Non smentisce mai. No, vedi quello che vi dicevo? Qui il K2 impazzisce. Più aumenta, cioè ecco, più aumenta. No, no. Quindi questa è la nuova stanza nera dove l'altra volta nei video che abbiamo fatto abbiamo chiesto se ci sono stati fatti rituali e ci hanno risposto di sì perché si è illuminato il K2. Abbiamo chiesto se sono stati effettuati illuminati lo strumento che aveva in onore in mano e così è stato. Quindi questa è la stanza più blu. Brilla pure di qua. Lo immagino. Io lo dico. Ragazzi, oggi è tanta roba, vuol dire. Sto puntata proprio là. È veramente tanta roba. Anche se lo sposto. No, no, raga, oggi è tanta roba. Oggi qua volamo, vuol dire. C'è qualcuno con noi? Peccato che è vuota. Che con lo stipendio che ci danno a noi. Che ti viene da dire? Tu ridi? E sta bene, ancora dici? Ancora devi dire. Ok, io direi a questo punto vogliamo fare quello che avevamo detto. Vuoi dividerti? Sì, vuoi andare su. Sto a freme quando andare su. Vai con Dio. Non lo so, è quella la cosa bella, che non so cosa c'è su. Lui non sa quello che c'è su. Mi invita il tuo telefono. E il treppiedi. E il treppiedi che tu monti. Certo. La stanza nera? No, la stanza nera. In questa distanza con un strumento così. Tu cos'hai la black? Io uso la black. Che bella funziona. Questo è tuo. Allora, questo è mio. Sei da Moncek? Sono le 6:30. Mi ricordi la black? È quella con le voci. Cioè, quindi, lo strumento che mi raccomando, quando fate questa cosa, silenzio e cerca di qualsiasi cosa che tu senti dico. Sì, anche se non è quello. Però intanto tutta parola che magari ci potremmo avvicinare. Quindi perché se siamo qui. Sì, sì, noi andiamo. Noi siamo qui perché questa stanza è particolare. E non è molto di Allora, incominciamo. Io attivo sicuramente
in REM, che è quel strumento che tramite le onde elettromagnetiche poi con una onda, che può essere inerente o non inerente quello che stiamo facendo. Quindi se magari io dico se c'è qualcuno qui e mi esce nave, non può. Se invece esce qualcos'altro, morte. Quindi quello che supponevamo noi qui, che ci sono stati dei rituali, è vero? Perché prima in macchina abbiamo fatto una REM, lo dico anche a voi, prima in macchina abbiamo acceso la REM perché stavamo aspettandovi. E forse, e io medio, un rituale medio, quindi non tanto forte, e abbiamo forse parlato con la mamma di quella leggenda lì, perché io parto sempre dal presupposto che sia una leggenda e che non so se sia vero o no. Decidere, non mi piace la parola decidere, noi non dobbiamo decidere nulla. Ok raga, io e Jason andiamo su, la prima volta che ci saliamo, quindi occhio a dove ti vedo, che qua la vedo abbastanza pericolosa. Forse questa è la stanza della bambina? Esatto, si illumina. Visto? Ragazzi, quando tu hai detto la stanza... Hai visto? C'è quel tubo. È la stanza della bambina, c'hai ragione. Guarda. Ma c'è il brivido. Questa qua è la stanza della bambina. Sì, è questa. Questa qua. È perché questa. Di solito negli anni, in quegli anni lì, veniva data ai bambini quindi nelle stanze così. Io ho i brividi, cavolo. Sì, anch'io infatti me ne sono sentito. Mamma mia! Ok. Ok, di qua c'è il bagno. Un doccio. Questa è la stanza della bambina. Probabilmente. Ok. Ok. Vai. Ma dai. Cos'è? Guarda quanto è grosso. Questo è il terrazzo. Io ve lo dico, soffro di vertigini, non mi abbaccio. Però Jason può fare un'inquadratura se vuole, ma io non mi abbaccio. Occhio qui, sì. Qui c'è la tromba dell'ascensore. Sì. Un altro bagno. Sì. E qui? Questo è troppo piccolo per essere la stanza di quel qua. Sì, bravo, non è la stanza della bambina questa. Troppo piccola. Sì, hai ragione. Sì, vediamo. Era un po'. Stanno sentendo le voci. Io non ti sbaglio, occhio. Sì. Questa qua, secondo me, no, un altro bagno. Questo dovrebbe essere un altro bagno. Sì, per forza, perché non è troppo piccolo. Ah, sì. C'è con lì. La cucina. Anche? Sì. Con la cucina. Sì, sì, guarda, Jason. Sì. Qui c'è qualcosa, raga. Qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcuno. Qui c'è qualcuno. Ma qui in cucina. Sì. Magari non sotto, adesso nella stanza nera, ma è proprio qui.
Cazzo, c'ha ragione. Ma adesso è spostato. Ma perché qui? Ok, sto attivando il REM. Come sapete funziona anche senza connessione dati. Vediamo. Vediamo. C'è qualcuno qui? Madonna, Jason non si ferma. Jason. No, no, c'è qualcuno. Jason è fortissimo. Adesso si è fermato. C'è qualcuno qui? No, no, raga, c'è. Non si ferma. C'è qualcuno. E la madre ci stava appena iniziando a raccontare quello che era successo. Noi sì. Quindi io sto parlando con la mamma in questo momento. Io non ho l'M1 in questo momento, il K2 perché lo ha Dave su. Ma visto che tu in macchina prima avevi detto che volevi parlare con Dave, quindi non dovresti stare qui. Dave è pieno di sopra di noi. So che per te è difficile entrare in casa, ma dai, provaci, perché qui è il fatto. Lo vedi là? C'è lei, Vi sto dicendo bugie, raga. Fatto. E in teoria sì, perché la sensazione che avevo io è che la mamma non entrasse proprio in casa perché c'è la bambina. Ora, tramite la demo che abbiamo fatto in macchina, è uscita la parola tipo perdono, quindi io penso, suppongo, e neanche. Neanche pure è uscita la parola, davvero? perché lo dicevo prima, però neanche. Io penso che comunque sia lei voglia una sorta di perdono da El Vento ed El Artista. Fate il coraggio qui, ragazzi. Penso che lei voglia una sorta di perdono dalla bambina, perché sappiamo tutti la... Comunque. Ma c'è la bimba qui con noi? Può parlare la bimba con noi? C'è stato rumore. Non so se si è sentito, però c'è stato rumore là di là. Superare. Superare. C'è la luce, non riesco a prenderla. Ok. Metti fuoco. Non metto fuoco. Ok, superare. Che cosa dobbiamo superare? Dio mio, come cazzo brilla qui? Voglio vedere altre stanze. Questa qua è testa. Un superare, un... Un? Cosa? Cosa? C'è un'altra stanza. Stanzetta però. Questo è il bagno. Sì, questo qui. Non entrare. Perché? Prova. C'è qualcuno. Non entrare. Perché non entrare? Prima c'era però. Sì, era arrivato al massimo. Oh, francese. Non superare un francese. No, superare un francese. Un francese. Superare un francese. Con? Cioè proprio mi sta... Sì, ti sta accompagnando. Una frase completa, perché di solito è venuto a parole, ma non superare un francese con... No, raga. No, qui non c'è niente, sennò... Ma in quella stanza in cucina... In bagno e cucina, sì. In bagno e cucina è stato proprio... È la camera che probabilmente della bambina. Con... Superare un francese con un zia. Sei? Sei qui, bimba? So che questa stanza forse non ti può piacere, ma io voglio parlare con te. Mamma.
pagliacci non ci può far sentire la tua voce, così magari riusciamo a comunicare meglio del web. Raga, io sono sconvolto, cioè. Ma è strano. Brilla. Cioè quel... Brilla! È qui con noi. Sei qui? Sinistro. Sinistro. Sinistro è di qua verso il muro? Sì. O la mia o quella tua? No, secondo me è le mie spalle. Sinistro. Quindi qua. Prova a chiedere se hai le spalle le mie sei spalle. Raga, questo brilla, continua a brillare. Prova a chiedere se hai nelle mie spalle. Sei alle spalle di Jason? Serio? Questo brilla, cioè è una cosa assurda. Un brilla molto. Una cosa assurda. Cioè, qui, in cucina, nella stanza della bambina, però è qui a... Il bagno. Povero. Sì. Forma. Quale forma? Sotto forma di che? Fatti sentire. Dacci un segno. Esatto. Fatti sentire. Fai un rumorino, un sasso, muove il sasso, schiaccia gatto, sotto forma di gatto. Vediamo se c'è quel gatto. Ragazzi, qua sopra. No. Gatto. Ok, ti fai sentire per favore? Ti fai sentire? Io e Jason siamo in silenzio, compagnia. Un gatto per compagnia? Sì, ok, sotto forma di gatto. Cioè... Ti fai sentire per favore? Un piccolo rumore, non ti chiediamo tanto. Appoggiare. Cosa dobbiamo appoggiare? Cosa dobbiamo appoggiare? Cosa? Qui brilla, qui brilla. Stai qua, stai qua. Tu sei qui. Sì. Mi devi colpire. Cosa dobbiamo colpire? Porca troia, Jason. O cosa vuoi colpire? Stai vedendo il K2? Sì. Brilla. Adesso è fermo. Sì. Ok, ha ripreso. No, dai. Sta comunicando. C'ho i brividi, ragazzi. Colpire. Che cosa vuoi colpire? Chi vuoi colpire? Frutto. Un frutto? Qui sotto ci sta la vite. Questa è la vigna. Sì, una vigna. Una vigna, sì. Un vigneto. Madonna, guarda qua fuori. È qua, per il momento è qua. È qui fuori. Frutto, ragazzi, sono frutto. No, raga, no, raga. È qui. Cioè, sono... È sì. Incredibile. È qui con noi. Vuole comunicare, dici qualcosa? Appunto. Cioè, ok. Vuoi comunicare? Dì, parla.